Come promesso, unboxing e prime impressioni del LED New Ear, la lama che ho acquistato una settimana fa circa, mi è arrivato ieri. Purtroppo ho dovuto fare la prima apertura perché il corriere Amazon me l'ha lanciato dall'altra parte del cancello perché ha trovato chiuso, quindi ho dovuto aprire per vedere che fosse tutto a posto, ma non ci sono stati problemi, anzi vi farò poi vedere, adesso vedremo insieme il perché, secondo me anche non è successo nulla e questo è un dato molto importante. Allora, andiamo subito brevemente ad aprire la nostra scatola. Ok. E vediamo che abbiamo subito il nostro box, abbiamo subito una bella valigetta. Allora, questo l'ho pagato circa 54 euro contro i 75-79 di questa lama qua che è quella classica che ormai conoscete tutti, ormai è diventata famosa in tutte le mie pillole, pagata già qualcosina in più e però è arrivata nuda e cruda in una scatola con, per carità, con il suo telecomando, però questi sono i due pezzi che sono all'interno. Qua abbiamo già una valigetta per il trasporto e quindi trovo che sia una buona cosa. Brava New Year perché fa sempre degli ottimi prodotti. L'imballo lo portiamo qua. Perfetto. E unboxiamo subito, vediamo cosa c'è all'interno. E vi faccio subito vedere, vedete che è bella imbottita, ha la sua parte ben imbottita ed è probabilmente una delle cose che hanno salvato il lancio del giavellotto fatto con il mio LED. Però bando alle ciance, è andata bene, quindi non ci sono stati problemi. Qua per il gel per l'umidità, i vari cedolini interni, garanzie varie e istruzioni. Vediamo subito cosa abbiamo qua, perché questo non l'ho visto. Che bello! Wow! Favoloso! Questo è, non so se si vede, sì. Molto interessante perché a differenza della versione dell'altro, che non ha nulla, ha solo dei tasti, qua abbiamo un LCD, quindi probabilmente per le varie potenze. Per la massima velocità, poi c'è M probabilmente per la massima potenza. M credo sia manuale, non lo so. Comunque andrò a vedere, vediamo se la batteria è inclusa. Ditemi di sì. No, qua non ci sono. Vediamo se sono lì in mezzo. Speriamo di sì, perché sennò sarebbe un po'. Nell'altro c'era la batteria inclusa. Qua abbiamo, vabbè, il laccetto, classico laccetto per tenerlo al polso. Qui abbiamo il nostro cavetto USB USB-C, perfetto. Io ho molti caricatori USB-C, quindi li posso usare con un caricatore classico tipo quello dei cellulari senza problemi. Niente, la batteria non c'è, le batterie del telecomando non ci sono. Vabbè, poco male. Arriviamo al nostro LED. Facciamo spazio. Allora, prima impressione, peso, pesa parecchio, pesa secondo me 200-300 grammi in più rispetto all'altro LED. Le lunghezze sono identiche, sembra più tozzo perché ha queste alette, ha un'impugnatura più spessa, però sono praticamente identici. Noto una differenza, vabbè, la lunghezza è uguale, noto una differenza qua. Sull'opalino, questo è un opalino piatto, quello che avevo della Luxeo, e invece questo qua è un opalino smussato, come un po' come i Samsung, gli Edge, con praticamente le due parti laterali un po' smussate. Vediamo se faranno la differenza, magari lavorando con i riflessi, soprattutto sui vetri, sulle bottiglie. Alette molto interessanti. Infatti io l'ho acquistato per prima cosa per questo, questa è un po' smollata, ma poco male, credo che sì, qua ci sono delle viti con
un cacciavite a stella tranquillamente si può fare, si può aggiustare o comunque indurire un po'. E il problema è, secondo me, che queste alette sono attaccate con delle cerniere in plastica e a lungo andare potrebbero andare a inficiare sulla vita di queste alette, perché le alette sono in metallo, che sono anche belle pesanti, e invece le cerniere sono in plastica, quindi tendono a appesantire, ma non lo so. Vedremo poi sul campo. Una cosa, secondo me, comoda è che con le alette non c'è più il problema del farla stare in piedi, quindi così, a differenza di questo, che questo ha sempre bisogno di un appoggio, cioè sta in piedi, però hai sempre paura che si possa spostare e muovere. Questo, le alette diventano, oltre a delle alette appunto per veicolare la luce, danno anche la possibilità di far stare in piedi il nostro LED. Vediamo che ha un caricatore qua con l'attacco per l'USB-C, come l'altro, lo spigò, quindi la vite per poter avvitare sui nostri cavalletti senza problemi, quindi su quello siamo a posto. Vediamo accendendo. Ecco, questa è una cosa molto interessante, perché vediamo che si accende un LCD e quindi abbiamo la potenza. Tra l'altro arriva una potenza bella tosta. Wow, molto potente, credo più potente dell'altro, perché ha ben 10 potenze. L'altro mi pare ne abbia 4, 3 o 4. E qua invece abbiamo più scelta. Lo switch che cos'è? Ah, la temperatura. Avevo paura che non ci fosse la temperatura del colore, e invece c'è la temperatura di colore, quindi switchando con questo tastino qua, passiamo dalla potenza al calore della nostra luce. Quindi se facciamo così, tendiamo ad abbassare ad alzare per la potenza. Se switchiamo invece, raffreddiamo e scaldiamo la nostra luce. Molto molto interessante questa cosa. Da qua il tasto di spegnimento. In più ha delle linguette che suppongo servano per farla stare su un cavalletto, quindi a mo' di clamp, no? Tipo una clip, tlac, tlac, a scatto. Credo sia molto 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 comoda questa cosa. Allora, diciamo, prime impressioni. Lo trovo molto ben costruito per quello che l'ho pagato, perché 54 euro, ripeto, è ben costruito, anzi, costruito meglio di questo, perché questo ha l'impugnatura in plastica, questo ha un'impugnatura in simile alluminio, o comunque qualcosa di più premium rispetto a questo. Mi piace meno l'opalino, perché l'opalino di questo è un opalino ruvido, quindi è un opalino opaco. E mi è sempre piaciuta la luce, però per carità, mai dire mai, perché bisogna prima metterlo sul campo, quindi magari farò un video poi sul set per vedere le differenze. Questo palino qua sì, ha questi angoli smussati, non so, non lo vedo al massimo con gli angoli smussati, perché io lo uso per fare i riflessi sulle bottiglie. Vediamo, magari servirà solo per altre illuminazioni, o magari crea dei riflessi ancora più interessanti. Le alette sono favolose, peccato la cerniera in plastica, perché credo che durerà molto poco, e credo che anche abitando con il cacciavite a stella per stringere si potrà fare poco, perché stringendo troppo andiamo a spezzarle, non è metallo, quindi forse non lo farò nemmeno, perché vorrei evitare questa cosa. Per il resto invece 10 punti, perché è molto più comodo come tasti, al tasto della temperatura della luce, è tutto in uno, quindi è molto più comodo. Si fa lo switch velocemente e poi ha l'LCD, quindi non dobbiamo per forza avere il telecomando, che anche il suo LCD è anche più professionale rispetto a questo qua che ho acquistato l'altra volta, che è piccolino e più tascabile, però questo è molto molto bello. Diciamo, prima impressione, ma un 8 su 10. Un 8 su 10 sicuramente, come qualità visiva e costruttiva. Vedremo poi sul campo, lo proveremo sul campo e vedremo le impressioni sul set.
Se vi è piaciuto questo video, mettete like. Io non sono solito fare recensioni, questa è la mia prima recensione e ne farò ben poche, ma l'ho fatta perché molti di voi me l'hanno richiesta e quindi sicuramente so che farò un piacere a quelli che vorranno acquistarla. Più che una recensione la chiamo un consiglio per l'acquisto. Sicuramente per ora lo consiglio perché per il prezzo che ha è sicuramente buono. Bisogna vedere adesso sul campo la qualità della luce e anche la quantità di erogazione della batteria, perché questo dura quasi 2 ore a piena potenza. L'ho provato in scatti di ristoranti, quindi mi è durato veramente tanto. Questo non lo so, vedremo. L'unico problema di questo è che quando si scarica non può stare attaccato alla rete elettrica, quindi non si accende, puoi solo usarlo a batteria. Vediamo se questo ci regala una sorpresa e magari si può utilizzare anche con il cavo, sarebbe favoloso perché lo utilizzerei veramente molto di più rispetto a questa versione qua e probabilmente ne acquisterei un altro. Per ora è tutto, alla prossima. Cibografia.